disco e che andavo a vedere ogni giovedì sera al Moonshine, un locale che adesso sta appunto subendo quello che avete sentito dire prima da un'altra band. Andavo a vedere questi due musicisti di nome Peppo e Marco, che erano i Grenuil, il primo nucleo dei Grenuil, e mi piacevano talmente tanto che aspettavo con ansia il loro disco. Il loro disco è uscito nel 2008 per Via Audio, loro sono i Grenuil, e l'ultima traccia del loro disco è La Terza Guerra Mondiale. Questa sera, in questa occasione, mi sono tolto il sassolino dalla scarpa di cantare con uno dei miei cantautori preferiti, Marco, e adesso facciamo La Terza Guerra Mondiale. Dove l'ha servito? Bravo! Fossero muniti di videocamere, fotocamere e quant'altro, di estrarle prontamente laddove non avessero il trip di godersi la situazione senza riprendere. Però se volete, ci fa piacere, insomma, pubblicate e pubblicate. Grazie, un applauso ai Grenuil, a Marco. Grazie ragazzi, se volete firmare, veramente vi ricordo che al banchetto stiamo raccogliendo le firme per evitare che al Moonshine mica costretto sia costretto a chiudere a mezzanotte, sarebbero rovinati, quindi se volete passate. Aspetta. E prima di iniziare volevo ricordarvi che dopo ci saranno gli Eima, qui va un applauso per favore a tutti gli altri di Claudio, e dopo il concerto degli Eima metto anche i dischi, quindi si balla. Rimanete qua all'aperto finché ci si può rimanere, dai. Oggi ho deciso di farmi male perché non riesco a fare niente. Oggi ho deciso di farmi male, la terza guerra mondiale. Oggi ho deciso di farmi male perché non sei più divertente. Oggi ho deciso di farmi male perché non ho niente da fare. Non ho propensione per l'azione. Divertente.
ci dia il banchetto insieme al nostro. Grazie, un applauso agli Amy, si continua.